studentesse e cari studenti, benvenuti nel mio canale YouTube dedicato alla matematica e anche alla fisica. In questo video svolgo e commento un esercizio e in particolare mostrerò un metodo per trovare le soluzioni di una disequazione fratta molto interessante. Ti ricordo che con un semplice clic sul link che trovi qui sotto nella descrizione puoi iscriverti gratis a questo mio canale YouTube e così sarai sempre aggiornato sui nuovi video di matematica e anche di fisica che arriveranno. Ecco, questa sia la disequazione che dobbiamo risolvere. È una disequazione fratta perché la x, l'incognita, compare al denominatore. Ecco, adesso manipoliamo questa disequazione e cerchiamo di riscrivere poi in fondo la disequazione, una disequazione equivalente a questa. Tutti i termini li abbiamo portati di qua, rimane 0 e quindi la disequazione letta da destra verso sinistra è questa, appunto, maggiore di 0. Poi scomponiamo questo denominatore che è una differenza di due quadrati in questo modo, x meno 3 si lascia e questo qui è il quadrato di un binomio, quadrato di x più 3. Quando andiamo avanti calcolando il minimo comune multiplo che è questo, x più 3 al quadrato per x meno 3, facciamo un po' di conti e otteniamo dopo alcuni passaggi queste semplificazioni e quindi ci rimane 2x quadro meno 5x meno 3 fratto x più 3 al quadrato per x meno 3 maggiore di 0. Ecco, poiché questa disequazione è del tipo A fratto B, qui può esserci maggiore, minore, maggiore o uguale o minore o uguale a 0, e allora dobbiamo studiare i segni del numeratore e del denominatore, ponendo A maggiore di 0, B maggiore di 0, e quindi risolvendo queste due disequazioni, praticamente studiamo il segno del numeratore e del denominatore. Quindi faremo la stessa, seguiremo questo procedimento applicato a questa disequazione. Quindi studiamo il segno di questo numeratore e il segno di questo denominatore. Ci chiediamo in quali intervalli il numeratore è positivo e in quali intervalli il denominatore è positivo. Allora, risolviamo questa prima disequazione studiando l'equazione associata. Eccola, la risolviamo, calcoliamo il delta, che viene 49, e poi troviamo due radici reali e distinte, che sono meno un mezzo e 3. Ecco, queste radici le andiamo a collocare sull'asse orizzontale, eccole, e rappresentano i punti di intersezione tra la parabola 2x quadro meno 5x meno 3, che ha concavità verso l'alto, e l'asse x. Ecco, studiare questa disequazione significa chiedersi in quali intervalli la parabola sta sopra l'asse x, perché qui c'è maggiore di 0, sta sopra l'asse x in corrispondenza di queste x e queste x, quindi da meno infinito a meno un mezzo e da 3 a più infinito, estremi esclusi, perché qui non c'è anche l'uguale, quindi non ci interessa dove la parabola tocca l'asse x, ma dove la parabola sta sopra l'asse x. E dunque scriviamo che questa disequazione è soddisfatta per x minore di meno un mezzo, per tutte le x minori di meno un mezzo, oppure per tutte le x maggiori di 3. Ecco, visualizziamo intanto i segni del numeratore. Ecco, il numeratore è positivo da meno infinito a meno un mezzo, mettiamo tanti più, in corrispondenza di meno un mezzo è 0, poi da meno un mezzo a 3 è negativo, e in corrispondenza di 3 è 0, e per x maggiore di 3 il numeratore è positivo. Noi abbiamo trovato che è positivo qui e qua, e di conseguenza all'interno di questo intervallo è negativo. Ecco, prima di continuare ti ricordo che puoi visitare il nostro blog, il sito e la pagina Facebook. Trovi il link nella descrizione qui sotto. Adesso studiamo il segno del denominatore, quindi poniamo il denominatore maggiore di 0. Ecco, poiché questa disequazione è del tipo A per B maggiore, minore o uguale a 0, dove A è questo quadrato e B è questo binomio, anche in questo caso bisogna studiare il segno del primo fattore, che è x più 3 al quadrato, e il segno del secondo fattore, x meno 3. Fosse stata una disequazione del tipo a per b per c è maggiore, minore o uguale a 0, avremmo dovuto comunque studiare il segno di ciascun fattore, per poi andare a vedere gli intervalli in cui il prodotto dei fattori è positivo se la disequazione riporta il segno di maggiore di 0, negativo se appunto riporta il segno di minore di 0, e poi l'uguale dipende dall'esercizio assegnato. Ecco, ci chiediamo in quali intervalli il primo fattore è maggiore di 0. Ecco, questo quadrato
è positivo per ogni x, a patto che x sia diverso da meno 3, perché il quadrato restituisce qualcosa di positivo oppure 0. Quindi siccome qui è maggiore strettamente di 0, questo quadrato non deve essere 0. Quindi è 0 per x uguale a meno 3, e x uguale a meno 3 lo escludiamo. Mentre x meno 3, il secondo fattore, è positivo per x maggiore di 3. Ecco, visualizziamo i segni dei due fattori. Ecco qua. Il primo fattore è positivo dappertutto, tranne che per x uguale a meno 3, ecco, in cui il primo fattore vale 0. Il secondo fattore è positivo per x maggiore di 3, in corrispondenza di 3 è 0, e da meno infinito a 3 è negativo. Ecco, ora per studiare il segno del prodotto occorre moltiplicare i segni. Ecco, vediamolo qui in quest'ultima riga dedicata appunto al segno del prodotto. Abbiamo che il prodotto più per meno meno, 0 per meno 0, più per meno meno, più per 0 0, e poi più per più più. Ecco, poiché stiamo studiando la disequazione, questa disequazione, quindi ci chiediamo in quali intervalli il prodotto è positivo, andiamo a vedere qui nella linea dei segni, questo prodotto è positivo per x maggiore strettamente di 3. Mettiamo adesso insieme i segni del numeratore e del denominatore. Ecco, questa linea dei segni relativi al denominatore la mettiamo sotto la linea dei segni relativi al numeratore, in modo che possiamo andare a studiare il segno di numeratore fratto denominatore, perché n su d maggiore 0 è la nostra disequazione equivalente a quella di partenza, cioè quella assegnata dall'esercizio di questo video. Allora, numeratore fratto denominatore, ci interessano i segni, quindi positivo diviso negativo fa negativo, positivo diviso 0 non ha senso, quindi non esiste, non ha senso la disequazione, poi positivo diviso negativo negativo, 0 diviso negativo 0, negativo diviso negativo positivo, di nuovo 0 su 0 non ha senso, e poi positivo diviso positivo positivo. Ecco, abbiamo detto che la disequazione che dobbiamo risolvere è questa, quindi ci chiediamo in quali intervalli il rapporto n su d è positivo. Il rapporto n su d è positivo, vedete, qui e qua. E quindi possiamo scrivere che le soluzioni della nostra disequazione sono tutte le x strettamente maggiori di meno un mezzo, ma dobbiamo escludere, perché qui ci sono tanti più, ma dobbiamo escludere x uguale a 3, perché in corrispondenza di x uguale a 3 la disequazione non ha senso. Quindi le soluzioni sono queste. Il meno mezzo dobbiamo escluderlo, non è incluso, non c'è l'uguale qui, perché appunto in corrispondenza di meno mezzo il rapporto n su d vale 0. E noi ci chiediamo invece in quali intervalli il rapporto è strettamente maggiore di 0. Se hai trovato utile questo video, ti invito nuovamente ad iscriverti a questo mio canale YouTube usando il link che trovi qui sotto in descrizione, in modo da rimanere aggiornato sui miei nuovi video che arriveranno. E mi farebbe molto piacere se tu a tua volta invitassi le persone che conosci o i tuoi compagni ad iscriversi. Ti ricordo che puoi decidere di ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video tramite il simbolo della campanella. E inoltre voglio invitarti a fare clic sui link che ho riportato per te nella descrizione qui sotto e a curiosare tra tutte le altre risorse che abbiamo realizzato. Visita il nostro blog, la pagina Facebook e il sito. Se hai domande, dubbi, osservazioni, non esitare a lasciarci i tuoi commenti. Se ti è piaciuto il video, condividilo e clicca su mi piace. Grazie, al prossimo video, ti aspetto, ciao!